la serpe sarà già a Helheim. Troverà le anime dei caduti a cui dovrà rispondere. Soma. Eivor, mi sostieni nell'ennesima prova. Sappi che non me ne scorderò. A tutti serve aiuto in tempi bui. Ora pensiamo a Wickmund. Bene. Al primo segnale di pericolo, i miei interverranno. Vedono, sarà un problema. Wickmund si sarà rintanato nel monastero. Vedi, vecchia amica. Ehi, vieni qui! La città. Quel demonio pagano mi ha servito Grand Fridge su un piatto! E voi, miserabili pezzenti, l'avete persa! Maledizione! Fuori! Animale! Dio ci protegge! Ti contorcerai dal dolore, bastardo! Io non morirò, so! Io rimarrò! Perché ora sono immortale! Un cadavere! Tappate quella forza e muori! Non resisterà a lungo! No! Cedete terreno! Me la pagherà cara!
Per tutti i santi, muori! Esiliarmi dalle vostre menti! Combattete per me! Fino alla morte! Fino alla morte! Non è certo il modo di invocare dei sacrifici. Le loro vite per la tua. E questo lo scambio? Quelle vite erano inutili. Gente umile, povera, ignota! La mia fama invece vivrà! Il nome di un benefattore vive per sempre. Ma il tuo verrà presto maledetto. Così sia. Le ricchezze che ho avuto in vita mi hanno dato potere. Le maledizioni nell'oltretomba lo accresceranno. Io morirò, ma il mio ordine vivrà per sempre, in ogni dove. Arrendetevi! Dateci ciò che è nostro! Il commercio, le ricchezze, il futuro, tutto! Arrendetevi! Arrendetevi! Il tuo inferno esiste. Sono felice che lo vedrai. Torniamo all'accampamento. Prima che perda il controllo e bruci tutto. D'ora in poi dovrò fare attenzione. Ricostruiremo le case, i raccolti torneranno. Per la fiducia ci vorrà molto più tempo. Ma ora hai nuovi amici e alleati come me e il mio clan, insomma. La fine della tempesta è vicina. Hai ragione, so che hai ragione. È che... è dura intravedere il sereno quando sei ancora nell'occhio del ciclone. Eivor, sei stato uno spirito guida. Hai fatto il nome di Galin e smascherato il suo tradimento con una freddezza inquietante. Un tale tradimento è come darsi la morte. Galin si è condannato da solo. È vero. E ora mi sento sollevata. Il mio cuore si è liberato di un peso, ma dovrà guarire col tempo. Eivor, e prima che tu te ne vada, ho qualcosa da darti, Eivor. Un dono per te, in segno di rispetto, stima e fiducia. Il mio clan accorrerà un tuo cenno. Jarl Soma, ti ringrazio di cuore. E c'è dell'altro. Poco prima del nostro assalto, Birna mi ha parlato. Abbiamo trovato una sorta di intesa. Ma sarà meglio che te ne parli lei. Addio, Eivor del clan del Corvo. Spero di rivederti presto a Grandbridge. Ho conseguito una grande vittoria, brava. Non sminuire la tua ferocia, Drengr. È stata la tua lama a guidare l'assalto. Sei davvero una forza della natura. Tutti lo siamo stati. E ora Grandbridge è vostra.
Avete di nuovo una casa. Ma presto mercanti, preti e intendenti invaderanno le sue strade. E il suo fascino rustico svanirà. E poiché Soma non ha un posto per me nel suo cuore, la mia casa è bruciata in un rogo sereno. Le sue priorità sono Grantbridge e la sua gente. Ciò è nobile, ma è una cosa che va oltre la mia comprensione. Così ho deciso che sarò più utile altrove. Con te, nel tuo clan. Vuoi vivere con il clan del corpo? E navigare e razziare con te, se mi vorrai. E guardami, chi non mi vorrebbe? Sarò felice di accoglierti. Musica per le mie orecchie, sono già pronta a partire. Bene, credo sia tempo di tornare da Randvi. Le darò la buona notizia. C'è, Olbert. Ti stai ambientando? Sì, e come? La tua gente è molto ospitale. E Randvi mi ha insegnato molto sulle vostre tattiche, sul vostro approccio. Ma nulla che un giorno potresti usare contro di noi. No, Dio non voglia. Sebbene abbiate imposto la vostra presenza in Inghilterra, avete avuto riguardo per me e mio padre. Voglio che l'alleanza prosegua. Che sia importante. Credetemi. Credo che dica proprio sul serio. Bene. Sono molto felice di sentirtelo dire. Che bello vederti. Sì. Le ho spostate là, in modo che non ti siano d'intralcio quando non ne fai uso. Sei stato molto gentile. La voce del nostro florido insediamento è giunta lontano. Guardati intorno. Potresti scorgere delle facce nuove. Siamo alleati con i danesi del Grantbridgeshire. La loro Jarl, Soma, ci ha promesso amicizia. Molto bene, Eivor. Queste prime vittorie ci ripagheranno. È così, e in molti modi. Una delle migliori guerriere di Soma, Birna, ci servirà con la sua lama. È una grande combattente e uno spirito allegro. Credo che si troverà bene. Lieta di averla qui. Bel lavoro. Un tempo il titolo di Jarl si riferiva a un uomo secondo solo al re, ma il significato è mutato. Ora uno Jarl può essere un capo, una guida o un uomo ricco e influente. Il mondo è sempre più grande, ma diviso in piccoli pezzi. Il nostro linguaggio deve sapersi adattare. Un concetto interessante. C'è, Olbert. Sei qui per imparare, non per insegnare. Allora illuminaci. Ricorda tutte le nostre recenti conquiste. Il clan ha sete di conoscenza. State chiedendo un discorso. Va bene. Amici miei, mi rivolgo a voi con una storia di gloria e trionfo. Ho viaggiato molto dal nostro arrivo e ho conosciuto le strade e i campi di questa Inghilterra. E grazie ai miei viaggi abbiamo stretto forti alleanze con l'onorabile Ceolwulf, re di Mercia, ora nostro amico. E a sud, dove la Jarl Soma e i danesi di Grantbridge ci hanno solennemente promesso lealtà. Per mano di Sigurd e per mano mia, il vincolo che ci lega a... Ti stai innalzando allo stesso livello di Sigurd in queste tue storie. Lui approverebbe se fosse qui con noi? Io non pretendo di essere pari a Sigurd, ma non intendo negare le vittorie che ho ottenuto, Dag. Che la gloria sia il premio di coloro che la meritano. Se spetterà a me, così sia. E se invece spetterà a qualcuno di voi, ancora meglio. E così io alzo il mio corno a Sigurd,
che possa tornare presto tra noi e al clan del Corvo, grandi amici e grandi guerrieri. A Sigurd! A Sigurd! Che torni presto a liberarci di te! E che tutti voi possiate bere di gusto, come sta facendo Dagger. Skål! Skål! Mi credi ubriaco, Eivor? Credi che non riuscirei a ferirti? Certo, non con le parole. Ma capisco la tua spavalderia. I miei occhi sono bene aperti e osservano la tua ansia di derubare Sigurd della sua gloria. A questo mondo c'è abbastanza gloria per chiunque lotti per meritarla, e io so bene quanta me ne spetti. Proprio come pensavo. Tu... Un attacco dal fiume! Mi sembrano danesi! Danesi? E quanti? Troppi. Venite, la battaglia è in furia. Cani rognosi, che cosa vogliono adesso da noi? Chi è in grado di combattere prenda le armi. Gli altri restino qui. Con me! La tua sete di battaglia sarà placata! E fame! Mantenete la guardia! Fuori qui! Non troverete altro che la morte! Ti ammazzo! Caro, devo arrivare alla casa lunga! Pagherai! Ora basta! E torni qui! Sono altri. Non lungo i fiumi. Forse ce n'erano, ma hanno cambiato idea. Stando ai simboli che portano, credo giungano dalla Gotland. Ma senza sopravvissuti da interrogare, non lo sapremo mai. Beh, eccone uno. Questo verme stava cercando di trascinarsi al fiume, sperando di sfuggirci. Abbi pietà, amico mio. Potrai trovare in noi degli alleati. Avrò pietà se la tua lingua sarà rapida. Da dove venite e perché ci avete attaccato? Veniamo dall'Anglia orientale. Appena giunti, bramosi di argento. Siete andati alla deriva, vi trovate in merce.
Questi erano gli ordini. Di chi? Ora basta. Cane schifoso. Sei solo un vagabondo in cerca d'argento. Finiscilo e basta. Con il silenzio non avrai alcuna pietà, Godo. Te lo chiederò ancora. Chi vi manda? Ci manda il vento. E i fiumi ci porteranno a casa. Sta implorando la morte. Accontentalo. Oppure usalo come messaggero. Che dica alla sua gente che cosa gli aspetta, se mai dovessero farsi rivedere. Spero che in patria qualcuno ti pianga. Noi non lo faremo. Eivor, avrei potuto farlo seguire dai miei ricognitori perché scoprissero qualcosa. Il prezzo di un tale oltraggio è la morte, Rambi. Sigurd avrebbe fatto lo stesso. Non posso pensare a una strategia se il mio parere viene ignorato. Risparmiare quell'uomo avrebbe significato annunciare al mondo che siamo dei codardi. Ora invece questi danesi impareranno a temerci. Perdona la fretta, Rambi, ma Dag ha ragione. Per una volta sei saggio. Prego gli dèi che lo sarai sempre. Ripuliamo questo caos e togliamo i corpi dal campo. Sì, poi decideremo il da farsi, insieme. Lettera. Oh, cielo. Sembra trascorsa un'eternità. Valka, amica mia. Sei la benvenuta qui. Stai bene? Più che bene. Sono presente. E tua madre? Mia madre ha finalmente trovato la pace. Vaga in un mondo che appare solo in sogno. E lo farà per sempre. È ciò che tutti ci auguriamo. Sì, lo è. Vieni. Com'è stato il viaggio? Entusiasmante. Le onde e il vento ci hanno spinti dal principio. Eravamo come gabbiani. E tu come stai? Oltre la tua espressione stoica, vedo una calda luce di speranza nei tuoi occhi. Forse è davvero speranza. L'insediamento cresce, la gente è serena e io spero continui così. E le tue visioni? Vanno e vengono. Ma non ci pensiamo. Lasciati aiutare con il tuo carico. Di qua, ti abbiamo trovato un bel posto ai piedi della collina. Durante il viaggio, ho cercato di richiamare alla mente una visione di questo luogo. E ci sei riuscita? Ho visto gli alberi e l'acqua e la collina sinuosa, ma non potevo prevedere tanto verde. È un colore magnifico e rilassante. Un balsamo per occhi stanchi. Valka, per gli dèi, cosa ti porta qui? Spero che l'insediamento non sia sotto una maledizione. No, l'unica maledizione di questo posto è il suo fabbro zoticone. È una sensazione non comune dopo un viaggio per mare sentirsi comunque a casa. Questo posto è così potente, vivo. Prevedi grandi cose per noi? Non serve prevedere. Lo sento nel mio cuore.
Guarda chi c'è, Valka. Dimmi, perché ci hai messo tanto? Volevo assicurarmi che il posto fosse accogliente. Quando mi sarò sistemata, Randvi, parleremo ancora. Prima che mi cadano le braccia, dimmi cosa sto trasportando. I miei reagenti più pesanti. Piombo, ossi di balena, scaglie d'oro. Finalmente qualcuno ti fa lavorare. Sono lieta di vederlo. Hai portato con te molte persone. Hai costruito nuova vita in una terra straniera. Ne sei felice? Lo sono. Sapere che ho costruito questo posto e protetto questa gente mi appaga. Hai risposto alla domanda parlando prima di te stesso. E credo che ciò dica più delle tue parole. Salve, Eivor. Ad migliora. Salute. E chi è quel tizio? Non ne ho idea. Beh, è un posto molto vivo. Eccola. La tua casa è poco più avanti. Parlami delle tue visioni. Sono sempre le stesse. Non è cambiato niente, salvo la chiarezza. Ogni volta mi sembrano sempre meno dei sogni, più dei ricordi. E il padre di tutti continua ad apparirti? Di tanto in tanto, sì. E inoltre mi parla, ma mi sento un pazzo a dirlo ad alta voce. Sì, capisco. Puoi posare tutto lì. Ti ringrazio. Eccoci qui. Adorabile, come avevi promesso. Non appena mi sarò sistemata, potremo tornare a discutere delle tue visioni. Valka, ti prego. Tu hai un dono, Eivor. Sei in contatto con gli dèi. Ti prego, voglio aiutarti. Forse so come chiarificare queste visioni. Esiste un elisir che può trasportare la tua mente nel regno degli dèi. Se pensi che sia utile, terminerò io casa tua. Dammi solo un po' di tempo. Te ne sarei grata. Grazie, Eivor. Di nulla. E benvenuta a casa. Quegli invasori danesi giungevano dall'Anglia orientale, vero? Sì, invasori danesi guidati da un uomo chiamato Rued. Sembra che stia seminando il panico tra sassoni e danesi locali. Anni fa i figli di Ragnar speravano di pacificare la regione. Incaricarono un reggente di nome Finnir di trovare un re sassone. Ma il regno è caduto in rovina e non ha re. E i violenti razziatori spazzano via ogni speranza di pace. Parti per l'Anglia orientale e cerca di capire perché il reggente abbia fallito. Mi dirigerò a est allora. Parlerò con questo Finnir. Un buon piano.